Nell'ambito delle attività collaterali alla mostra Lo Sguardo Espanso al Complesso Monumentale San Giovanni, che chiuderà i battenti il prossimo 3 marzo, la Fondazione Rocco Guglielmo presenterà un evento aggiuntivo in calendario per domani, il 20 febbraio, alle ore 17, nella sala conferenze del complesso Caleidoscopio Mozart. Questo è il nome dato all'evento ed è un pomeriggio dedicato alle scorribande fantastiche in un libro dal titolo L'anello stregato di Mozart, autrice Maria Primerano, Tullio Pironti, editore, appena pubblicato e dedicato a Mozart. Con noi al telefono abbiamo l'autrice del libro, Maria Primerano. Benvenuta. Buongiorno. La prima cosa che volevo chiedere a Maria Primerano, che è l'autrice di questo libro L'anello stregato di Mozart, è innanzitutto come mai ti è venuto in mente di scrivere un libro del genere? La cosa mi fa sorridere. Mi è venuto in mente perché, vabbè, io la mia professione è quella di medico, io sono medico cardiologo e ora nell'ospedale oncologico della città, quindi sto qui tutti i giorni ad aspettare le chiamate dei reparti dove sono appunto, vado in consulenza. E quindi che cosa è successo? Che mi sono trovata, ci sono dei tempi morti in questa attività. Io sono pianista classica, ho fatto i miei studi in conservatorio, suono da quando il pianoforte, da quando avevo 5 anni. E allora mi sono anche dedicata al giornalismo, quindi in questi momenti morti ho detto perché, ho buttato giù delle idee, ho detto perché allora non rielaborare queste idee e tirarne fuori un libro. E così è stato, tra l'altro un libro dedicato ai malati, cioè a quelli che io definisco nella prefazione i meno fortunati. Però un libro strano, cioè dopo 250 anni dalla nascita di Mozart, mi sono detta, se vuoi scrivere di lui, di questo personaggio, di questo genio, devi cercare una formula diversa. E forse l'ho trovata, altrimenti la casa editrice probabilmente non mi avrebbe tenuta in considerazione. La casa editrice è la Tullio Pironti Editore, che è una vecchia casa editrice napoletana. Quindi è venuto fuori questo divertissement, cioè un divertimento. Io utilizzo le lettere, l'epistolario che Mozart, il famoso genio austriaco che andava in giro per le corti europee, per le corti degli Asburgo, era alla corte degli Asburgo, andava in giro per le corti e per le sedi aristocratiche di tutta l'Europa, bene anche l'Italia. Quindi sfrutto questo epistolario e tiro fuori da queste lettere che lui scriveva alla famiglia mentre era in viaggio, tiro fuori le cose più strane, più fantasiose, più bizzarre, e quindi tutte queste cose mi hanno permesso di fare un giro, una sbirciatina, diciamo, nel Settecento. E allora da medico sono andata a vedere un po' quali potessero essere all'epoca i rimedi farmacologici o come i medici curavano i loro ammalati, e c'è tutto da scoprire, delle cose stranissime, tipo dei preparati che si utilizzavano soltanto seguendo i chiari di luna, oppure vado in giro a vedere tra gli abbigliamenti delle donne, le dame del Settecento che portavano abiti così grandi che non passavano per le porte, portavano parrucche così alte perché era espressione della loro potenza, che non entravano nemmeno nelle portantine. Le portantine erano quelle sedie che venivano portate a mano dai lacchè e dentro ci si metteva la signora importante, quindi più importante era la signora, più alta era la parrucca e più pulci, più pidocchi c'erano nelle teste di queste. Quindi praticamente tutto un excursus, cioè un giro nel Settecento attraverso la musica di Mozart, attraverso i banchetti, nelle sale dei nobili, sotto i letti dei plebei che in pratica non ne avevano e avevano giacigli, con accenni al periodo storico che sfociò appunto nella Rivoluzione francese, con accenni agli avvenimenti del secolo, tipo il lancio della mongolfiera ad opera dei fratelli a Parigi. Quindi è tutto un curiosare continuo che mi ha tenuto molto compagnia. E poi soprattutto da medico
non potevo non notare che questo Mozart, cioè io sfrutto il carattere un po' strano di questo personaggio, cioè questo personaggio era malato, aveva una malattia psichiatrica che oggi si identifica con la sindrome di Tourette. Tourette era uno psichiatra francese che aveva descritto dei casi di persone che improvvisamente nel bel mezzo delle conversazioni o della loro vita, anche mentre stavano in mezzo agli altri, improvvisamente andavano incontro iniziavano a parlare in maniera oscena, a dire delle cose parolacce, a lanciare epiteti. E allora Tourette iniziò a descrivere questi casi e scoprì, a partire da donne tra l'altro, enumerò tutta una serie di casi e poi gli studi andarono avanti, si scoprirono che questi malati avevano dei tics nervosi, un po' come Mozart, e ora Mozart è considerato quindi ammalato della sindrome di Tourette, che è associata ad una certa genialità, creatività, quindi un ammalato estremamente creativo. Allora, con tutto questo suo modo di presentarsi, cioè diceva parolacce, scorreggiava davanti agli imperatori, ai re, ai cardinali, era così pieno della sua genialità che non scendeva a compromessi, quindi in pratica di Mozart anche il cinema ci ha lasciato un'immagine di questo tipo, il famoso film di Milos Forman, no? Cioè questo individuo che era veramente strano, rideva improvvisamente, sparava delle risate incontenibili. A che cosa è legata questa serata Kaleidoscopio Mozart? Come nasce questa idea? È legata, nasce da una mia idea proposta alla Fondazione Guglielmo e Kaleidoscopio Mozart, perché lega Mozart, quindi Mozart del mio libro, a questo film, che è un film di Luzzati, dove viene sviluppato il flauto magico. Il flauto magico è una delle opere più importanti, più conosciute di Mozart, è una favola che Luzzati da scenografo assieme a Giannini riproducono in maniera fantastica in un film che è per grandi e per piccini, tipo cartoni animati, quindi spiega la storia del rapimento della bella Pamina, che era figlia della regina della notte, e delle prove che il principe Tamino dovrà superare per liberarla da Sarastro. Quindi ci sarà anche la proiezione di... Sì, è importante, ci sarà la proiezione del film. E io tutta la proiezione del film oppure degli spezzoni? No, perché allora alla mostra che ora si trova al San Giovanni c'è questo lo sguardo espanso, e nell'ambito di questa mostra, lo sguardo espanso, Cinema d'artista italiano 1912-2012, io visitai la mostra e notai alcuni bozzetti di Luzzati, su bozzetti di questo film del flauto magico, e lì notai anche alcuni pezzi, alcuni frames, insomma, del film, del flauto magico. Allora ho detto, perché non possiamo proiettare il film per intero? Perché è bellissimo, cioè, si intersecano le scene del flauto magico, perché il flauto magico dura di più. Luzzati e Giannini ne hanno estrapolato un film di 50 minuti circa, quindi hanno dovuto operare dei tagli, anche sulla musica hanno dovuto operare dei tagli. Allora mettono insieme queste scene come un caleidoscopio. Ecco perché io ho dato all'evento il titolo Caleidoscopio Mozart, perché come un caleidoscopio è il mio libro, cioè un teatrino che si apre in continuazione e si richiude, quindi queste cortine, queste tende del teatrino che si aprono e si chiudono su personaggi sempre diversi della vita di Mozart, madre, padre, sorella, amante, principi, plebei e personaggi delle opere, perché si parla anche delle opere, e quindi si cambiano continuamente le scene. Anche nel film di Luzzati, dovendo operare dei tagli, si ha come una specie di caleidoscopio, quindi cambiano le scene
con un gioco di disegni che si intersecano. Quindi mi è sembrato proprio di poter allacciare il discorso del libro, così come era stato, come è stato concepito, insomma, con il modo con cui è stato concepito il film. E quindi intitolare, dare come sottotitolo a questo evento, Scorribande fantastiche, perché io e Andrea Laporta, che insegna all'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, faremo come delle scorribande nel libro e nel film. Quindi si parlerà di Mozart, della sua vita, dei personaggi che gli stavano intorno e del flauto magico. Quindi appuntamento con Maria Primerano e Andrea Laporta, che si faranno carico con i loro interventi di illustrare questo mondo mozartiano che forse non tutti conoscono. Appuntamento dove e quando? Dove, come e quando? Spiegaci tutto tu. Allora, sì, riassumiamo. L'appuntamento è il 20 domani, febbraio. Domani? Sì. Domani 20 febbraio alle 20 ore? 17 nella sala conferenza del complesso monumentale San Giovanni, che è sede dell'esposizione Lo sguardo espanso, cinema d'artista italiano in mostra 1912-2012. Abbiamo avuto al telefono Maria Primerano, che è l'autrice di questo libro che abbiamo scoperto assieme stamane a Catanzaro Centro, L'anello segreto di Mozart. Ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie a tutti, ti ringrazio, buongiorno, vi aspetto tutti quanti con un gran divertimento a San Giovanni. E se mi consentite, vorrei dire una delle frasi più belle di questo libro, era una delle frasi di Mozart: non ho nient'altro da aggiungere se non che una vacca vecchia ha cacato una merda nuova. Ciao.